Innanzitutto vi ringrazio di affrontare il fresco di questa sera, spero di non annoiarvi, cercherò di mantenere il tutto in un tempo contenuto e vi dico anche che se avete delle domande a fare mentre sto parlando non vi preoccupate, mi fa piacere, serve un po', diciamo così, a rendere meno noiosa la questione. Dunque, innanzitutto di cosa intendo parlarvi? Ho riflettuto a lungo sul titolo, perché quello che sappiamo del nostro universo, nostro è un aggettivo che ho usato volutamente perché ci si renda conto che è cambiata l'attitudine che abbiamo rispetto alla cosmologia, cioè la scienza che studia il cosmo nel suo insieme, siamo meno pretenziosi di un tempo e non riteniamo che quello che noi osserviamo, che noi capiamo, debba essere la regola per tutto l'universo. Okay? Quindi c'è quello che noi possiamo conoscere e c'è quello che noi non possiamo conoscere, su cui possiamo fare supposizioni, possiamo fare dei ragionamenti, ma non abbiamo più la pretesa dell'inizio del Novecento di dire questa è la regola, questo è l'universo e questo vale a qualsiasi distanza da noi, anche su ragioni che non sono nemmeno in linea di principio conoscibili da noi. Quindi questa è una cosa a cui tengo molto essenzialmente. Allora, Quello che abbiamo conosciuto essenzialmente? Perché negli ultimi 30-40 anni c'è stata una crescita tumultuosa della cosmologia. Tumultuosa perché diciamo, una serie di strumenti che abbiamo costruito, i grandi telescopi, molte osservazioni del satellite, ci hanno permesso di avere delle informazioni che prima non avevamo e oggi come oggi la cosmologia è una scienza fortemente dominata dai dati. Bene, si usa dire, mi ricordo John Barrow, che forse voi avete sentito nominare, che una volta in un congresso disse rischiamo che succeda quello che è successo nelle scienze naturali, cioè che diventi una scienza descrittiva, bene? Perché è così tanta l'amore di dati che c'è il rischio di descrivere soltanto perché non si riesce a interpretare. Non siamo entrati in questa fase, però è un dato di fatto che in cosmologia l'amore di dati è molto più rilevante di quanto non sia in altri settori. Penso alla fisica delle particelle elementari, la fisica delle energie, in cui per avere un risultato bisogna aspettare anni e anni, diciamo, magari quel risultato è importantissimo, però l'amore di dati è molto inferiore rispetto a quello che abbiamo noi. E questo, diciamo, ci porta a lavorare in modo diverso. Ricordo un seminario anni fa, ero a Monaco, ho speso un anno al Max Planck Institute di Garkin, vicino a Monaco, e ci fu un mio collega, che poi ho conosciuto molto meglio, che disse, guardate, per analizzare i dati della missione Planck, che a un certo punto parlerò, qui ho partecipato anch'io, formalmente ci vorrebbero un tempo di computer pari alla vita dell'universo, ok? Per poter analizzare tutti i dati. Cosa si è imparato a fare? Si è detto no, di questi non ci servono tutti i dati, una larga parte la buttiamo via. Cerchiamo di estrarre quelle informazioni che sono cruciali perché non è necessario analizzare tutti i dati, quindi è cambiato anche il modo di analizzare i dati proprio perché ci si trova di fronte a questa situazione. Però diciamo la cosa importante da dire è che i dati, le osservazioni, gli esperimenti ci hanno consentito di conoscere molto di più l'universo e di capire delle cose. Come sempre accade in fisica, ma penso in generale in tutta la ricerca scientifica, comprendere delle cose in più non significa che sbattiamo contro la parete, non significa che abbiamo imparato tutto, significa semplicemente che impariamo a farci delle domande diverse. Ok? Ci sono forse dei settori della scienza o della ricerca in generale che si esauriscono, può succedere questo, se non voglio essere cattivo, ma anche, credo che anche nella fisica ci siano dei settori che stanno esaurendo la loro vera vena, diciamo così, creativa, semplicemente perché in una certa direzione può succedere che non ho più bisogno di quello specifico settore, ma in generale l'avanzare della conoscenza fa sì che noi ci facciamo domande nuove. Bene, questo è il senso della cosa. Quindi non puoi mai dire so di più di prima, so in modo diverso da prima. È sempre questo, credo, il modo in cui dobbiamo ragionare. Allora, questa immagine che ho messo è un'immagine molto interessante perché ha a che fare con il modo in cui si fanno le osservazioni in cosmologia. La cosmologia è una scienza in cui noi osserviamo
oggetti celesti o eventi celesti a grandissima distanza da noi, a così grande distanza da noi che dal momento che i segnali viaggiano nella migliore delle ipotesi della velocità della luce, 300.000 km al secondo, un segnale che ci giunge oggi da molto distante è partito molto nel passato. Bene? Quindi questo aspetto che è sempre vero, dico sempre ai miei studenti, quando io vi parlo, va bene, emetto un'onda sonora, viaggio a velocità piuttosto bassa, ma ci mette tempo ad arrivare a voi. Okay? Quindi c'è sempre questo aspetto, diciamo, di ritardo temporale. Nel caso cosmologico questo ritardo temporale è spaventoso, quindi noi oggi osserviamo eventi che sono stati circa 10 miliardi, sono avvenuti circa 10 miliardi di anni fa. Ok? Questo è ciò che dobbiamo sempre tenere in mente, e ci stiamo spingendo a osservare eventi che sono avvenuti ancora più nel passato o addirittura che sono avvenuti pochissimi istanti dopo il cosiddetto Big Bang. Se avrò tempo magari vi dirò perché dico cosiddetto, ma facciamo finta che tutto vada bene, diciamo subito dopo l'inizio dei tempi, veramente subito dopo l'inizio dei tempi. Questo è il messaggio, diciamo, che abbiamo. L'altro aspetto che è importante in questo ragionamento è che abbiamo dei confini. Bene? Noi riusciamo a vedere tutto, bene? Questa immagine è resa molto bene, questa idea è resa molto bene da questo secondo grafico che vede, questa seconda immagine che vedete, che mi dice, attenzione, che a un certo punto l'universo diventa, si dice otticamente, spesso, cioè diventa come una nuvola nel cielo, bene? Non riusciamo a vedere dentro la nuvola, né riusciamo a vedere al di là della nuvola, bene? Questo è quello che si chiama un mezzo otticamente spesso. Per nostra fortuna, però, anche se non riusciamo a vedere al di là, ci sono dei messaggeri cosmici che vengono al di là e che non subiscono questo, diciamo, questa impossibilità di trasmettersi attraverso l'universo. Chi sono questi messaggeri cosmici? In parte è radiazione, diciamo, a frequenze molto basse, ma ancora di più, questo vale per i cosiddetti neutrini, e ancora di più, come vi dirò alla fine, vale per le cosiddette onde gravitazionali, quelle che si chiamano in gergo gravitoni, ma su questo tornerò. Quindi, primo messaggio, osservare in cosmologia significa andare molto all'indietro nel tempo. Una cosa che abbiamo imparato negli anni Ottanta è stata che il modo in cui abbiamo osservato l'universo per millenni, e abbiamo descritto l'universo per millenni, diciamo, era monco per certi aspetti. Questa è una banalissima immagine, devo dire la verità, un po' vecchiotta, dell'illuminazione di questa parte del globo, bene, in cui vedete appunto che sono delle zone fortemente illuminate. Se guardate l'Italia, riconoscete subito Roma, Napoli, la pianura padana. Va bene? Se andate su in alto a destra c'è Mosca, come vedete, poi vedete la Francia, eccetera, eccetera. Se andate in Africa non c'è quasi nulla. Adesso probabilmente la situazione sarebbe un po' diversa. Cioè, vedete luce, questa è luce artificiale, luce artificiale sulla costa, a dimostrazione di che cosa? Di due aspetti. Uno, che sono zone più o meno popolate. Due, a volte, che sono zone più o meno ricche. In qualche modo l'illuminazione mi rende anche l'idea di, diciamo, della quantità di ricchezza che ho in certe zone del cosmo. Allora, la questione è questa. Per millenni l'uomo ha descritto il cosmo sulla base della luce emessa, quindi di quella che si dice in gergo interazione elettromagnetica, della forza elettromagnetica. Bene? A un certo punto, circa 40 anni fa, si è cominciato a capire che c'erano altri segnali che potevamo ottenere che sono di origine strettamente gravitazionale. E questo ci ha portato a un'immagine completamente diversa. È come dire, vedete, se io ragionassi sulla luce non mi accorgerei che c'è l'Africa. Va bene? Quindi perderei una larga parte delle terre emerse semplicemente perché sto usando un segnalatore delle zone emerse che è indicativo di qualcos'altro, diciamo, non è un buon indicatore di quello che c'è sottostante, in qualche modo. Quindi l'abbondanza e distribuzione della luce nel cielo non rappresentano in modo fedele abbondanza e distribuzione dell'energia nel cosmo. Questo è proprio il messaggio che abbiamo imparato ad utilizzare, diciamo, dagli anni Ottanta. E cosa ci ha portato a capire? Ci ha portato a capire che esiste quello che si chiama materia oscura. Io ho studiato astronomia a Padova fino al 1980 e allora mi ricordo che c'era un libro di un astronomo, credo armeno, a dire la verità, Barzumian, che parlava della
massa mancante, allora si parlava di massa mancante, cioè si diceva, se io studio la dinamica delle galassie, scopro che una parte della materia, so che c'è, ma non la trovo. Okay? Questa idea che fino allora c'era di massa mancante, a un certo punto si è tramutata in materia oscura, cioè diciamo sappiamo che c'è, adesso diciamo sappiamo che c'è, ma non emette luce. Okay? E questo ha cambiato completamente il paradigma su cui noi ci fondiamo. Come abbiamo scoperto che c'è questa materia oscura? I primi segnali sono arrivati essenzialmente all'inizio del 1980, con i primi radiotelescopi, i primi grandi radiotelescopi, e quello che si è visto essenzialmente è che attorno a una galassia come questa è, credo che sia Andromeda, è una tipica galassia spirale, simile a quella in cui noi abitiamo noi, bene, anche la nostra galassia è una galassia spirale, e questa galassia spirale ha una caratteristica di ruotare. Questa è un'altra galassia dello stesso tipo vista diciamo di faccia, bene? Vedete quei bracci di spirale sono indicativi del fatto che c'è un effetto di rotazione. Allora, cosa succede? Che io quello che posso fare è guardare questa galassia, diciamo, guardare la luce che arriva da questa galassia, che sta ruotando, supponiamo, in senso antiorario, facciamo finta, va bene, e scoprirò che la zona di là si sta allontanando da me, la zona di qua si sta avvicinando a me, bene? In realtà tutta la galassia si sta allontanando da me, ma la parte destra si allontana di più, la parte di sinistra si allontana di meno. Analizzando la luce in funzione della distanza dal centro, scopro che diciamo, la velocità di rotazione è in qualche modo legata alla distanza dal centro. Okay? Allora, fino al 1980 si era detto questo, si era detto c'è una parte di questa curva, come vedete, che cresce con la distanza, quindi quella è la distanza, questa in ordinata c'è la velocità, a un certo punto si bloccherà questa curva perché arrivo al bordo della mia galassia, okay? E quando supero il bordo mi devo aspettare che non c'è più una forza gravitazionale che fa girare questi oggetti, queste stelle, qualsiasi cosa siano, il gas, quello che è, e avrò un crollo, che si chiama crollo kepleriano, si dice. Bene? Quello che si è visto dall'80 in poi è che le cose andavano in modo completamente diverso. C'era quella zona piatta che vedete a destra, che si chiamano flat rotation curves, cioè curve di rotazione piatte, che sono state la prima pesante evidenza di qualcos'altro. Cioè c'è qualcosa in più nella galassia che non vediamo, che raggiunge un raggio circa 10 volte quello visibile, quindi immaginate che nella galassia che ho fatto vedere prima, diciamo, la parte visibile è quella che vedete, va bene? Quello che c'è sotto in realtà è 10 volte più grande, va bene? E che contiene la maggioranza della massa della materia, diciamo, della galassia stessa. Ebbene, questa cosa che non vediamo, ma che vediamo gravitazionalmente, va bene? Perché ha l'effetto di far ruotare il gas, quello che deve essere, va bene? Che vediamo gravitazionalmente, è quello che noi chiamiamo materia oscura. Quindi questa fu la prima forte evidenza dell'esistenza di materia oscura nelle galassie. Ok? Quanta materia oscura? Circa 10 volte quella visibile. Ok? Quindi, nel cosmo, sulla base delle curve di rotazione delle galassie, poi abbiamo avuto moltissime altre informazioni nella stessa direzione, diciamo, c'è circa 10 volte più materia oscura di quanto non ce ne sia di visibile. Ecco perché in quella immagine che facevo vedere prima dell'illuminazione, se noi usassimo soltanto la luce emessa dalle galassie come indicativa, diciamo, della presenza della materia sottostante, faremo un errore circa un fattore 10. Okay? Questo avvenne all'inizio del 1980, fu una forte rivoluzione. Essenzialmente, questa è un'immagine, diciamo, indicativa, che è un'illustrazione che vedete la mia galassietta spirale al centro, viene circondata da questa zona grigia che si chiama alone di materia oscura. Ogni galassia è immersa in un alone di materia oscura di un raggio circa 10 volte più grande. Okay? Ogni galassia è immersa in un alone di materia oscura circa 10 volte più grande della parte luminosa. Okay? E su questo non ci piove. Questa è una cosa ormai che nessuno si permetterebbe di mettere in discussione. Va bene? Allora, di che cosa è fatta la materia oscura? Questo è il problema, va bene? Ecco perché vi dico, da una parte abbiamo imparato delle cose, dall'altra ci facciamo delle domande nuove. Questa è la prima domanda a cui non sappiamo rispondere. Ok? Queste osservazioni sono essenzialmente, hanno iniziato nel 1980, conosco molti dei protagonisti di queste osservazioni, mi ricordo un mio collega bolognese che all'epoca era in Olanda,
che ha avuto un ruolo molto importante, Renzo Sancisi, in questa direzione, sono andati in pensione e lui fu uno di quelli che all'epoca ottennero questi risultati estremamente interessanti. Allora, di che cosa hai fatto questa materia scura? Abbiamo delle idee, non siamo mai a zero, siamo in chiaro questo, no? Quindi non è che siamo avvolti del mistero. Abbiamo delle idee, a volte queste idee non sono completamente convincenti, quindi giustamente ci lavoriamo ancora. Allora, si tende a pensare che questa materia oscura sia fatta di particelle elementari. Cosa sono le particelle elementari? Le particelle elementari sono quelle di cui siamo fatti noi, quindi che so, quelli normali sono i protoni, gli elettroni, noi essenzialmente siamo fatti i protoni e gli elettroni, va bene? Però, diciamo, esistono altre particelle elementari. In fisica, diciamo, alcune di queste ipotizziamo che esistano, ma non le abbiamo ancora mai rivelate. Ok? Molte degli esperimenti che si fanno a CERN, con ancora più rilievo in questo caso, sottoterra, bene, per esempio, penso al laboratorio di Gran Sasso, a quelli di Monte Bianco, eccetera, eccetera, sono fatti proprio per la ricerca di questi cosiddetti candidati di materia oscura. Va bene? Il candidato che è andato per la maggiore per circa 20 anni, il cosiddetto neutralino, che ha nulla a che fare col neutrino, è una particella di cui si ipotizza l'esistenza, ma negli ultimi 5 anni è andato profondamente in crisi. Perché, come mi piace sempre dire, quando sono stati risultati meravigliosi a CERN che hanno portato alla scoperta della particella di Higgs, quella che è stata chiamata per vari motivi la particella di Dio, non mi piace per nulla questo nome, quando fu fatta questa scoperta, in realtà ci fu un'altra faccia della medaglia, che quella scoperta ci disse anche che non c'è alcuna evidenza di fisica oltre modello standard, si dice in gergo. Cioè che le teorie che noi conosciamo sono sufficienti, e questo è un dramma, è una catastrofe, vi assicuro. E essendo sufficienti non abbiamo nessun bisogno di neutralino. Ricordo che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare fece 2 giganteschi meeting a Roma, così giganteschi che fu necessario affittare una sala del Vaticano, che è una delle più grandi sale che c'è a Roma, diciamo, e in cui la domanda fu: cosa succede adesso? E adesso cosa facciamo? Va bene? E furono due riunioni quasi, come dire, delle sorte di psicodrammi collettivi, perché la domanda è: adesso che abbiamo scoperto questo, cosa facciamo? Va bene? In realtà nessuno, da allora nessuno lo sa, essenzialmente si va avanti a tentoni, ma il problema esiste. Va bene? Oggi si tende ad andare in altre direzioni, per esempio alla ricerca di cosiddetti assioni, ma la questione è fortemente aperta, va detto questo. Quando ci facciamo queste domande, in realtà entriamo in un altro territorio, che è quello fortemente caratterizzante la fisica delle particelle elementari, che è quello su quali sono le interazioni, quali sono le forze che agiscono in natura. Il modello che tutti amiamo e conosciamo ci dice che le interazioni sono 4. Interazione elettromagnetica, quella che conosciamo molto bene, diciamo, interazione debole e forte, che hanno a che fare con gli aspetti più intimi della materia, e interazione gravitazionale, quella grazie a quale non stiamo parlando in questo momento. Okay? Queste sono le 4 interazioni. Però non è che conosciamo tutto su queste 4 interazioni. Va bene? Quindi domandarci cosa è fatta la materia oscura è un modo di domandarci se questa descrizione della natura è quella corretta, se c'è qualche elemento che ci manca. Essenzialmente esiste per esempio una 5ª forza, è possibile, non è vietato, non è troppo bello pensarlo, ma non è vietato. Questa è una delle domande che possiamo farci. Le particelle che noi consideriamo elementari sono veramente elementari? Altra domanda che a volte fa rabbrividire, ma è la verità, perché noi siamo abituati a dire che cos'è l'elettrone. L'elettrone è una particella elementare, nel senso che non possiamo spezzarla, non c'è nulla sotto l'elettrone. Ma chi l'ha detto questo? Me l'ha ordinato il dottore. Possiamo soltanto dire, nella fisica che conosciamo fino adesso, noi tendiamo a pensare che non ci sia nulla di più, non ci sia una frazione dell'elettrone, ma non è obbligatorio, è un modo di ragionare, è il confine che noi oggi diamo alle nostre conoscenze. Tra 20 anni magari le pensiamo in modo diverso, anzi oggi si tende giustamente a ragionare così, si tende a dire fissiamo una scala massima di energia, fino a quella scala so di cosa parlo, sopra non ci provo nemmeno, non sono capace. E questo è un modo molto più intelligente di ragionare, nel senso che non pretendo più di fare affermazioni assolute, va bene? Ma pretendo soltanto di fare affermazioni all'interno di un certo range di conoscenze. Allora, quindi questa è una delle domande che ci facciamo.
Per andare oltre, come vi dicevo, dobbiamo sfruttare l'enorme mole di informazioni che abbiamo. Questa è una mappa della distribuzione delle galassie nel cielo. Questo è il catalogo Tumas, che contiene milioni di galassie. Essenzialmente non è il più grosso che abbiamo, ce ne sono ormai molto più grossi. E qui vedete con colori diversi, indicati con colori diversi, galassie, diciamo, con vari livelli di luminosità, vari tipi di galassie, eccetera, eccetera. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che, diciamo, appunto, come vedete, abbiamo un enorme mole di informazioni, ma c'è di più. Come vedete, queste galassie non sono distribuite in modo casuale, ma formano, anche in questo diagramma, delle strutture. Vedete, per esempio, questo sembra essere un filamento, qui c'è una grande concentrazione, un altro filamento. Non guardate questa parte, questa, diciamo, è la parte che è oscurata dalla Via Lattea, diciamo così, no? Della parte della galassia in cui abitiamo noi, ma in tutto il resto vedete che sono delle concentrazioni assolutamente non banali. Ebbene, questo modo di organizzarsi delle galassie ci dà informazioni estremamente importanti su una serie di proprietà: come è nato l'universo, come è distribuita la materia, che tipo di materia è, eccetera, eccetera. Quindi noi sfruttiamo questo tipo di informazioni sulla base di modelli, ovviamente, per cercare di capire qualcosa sugli aspetti intimi della fisica. Questa è una simulazione numerica a n corpi, come si dice, in cui vedete come distribuisce la materia sottostante oscura, bene, con l'idea che soltanto in alcuni punti, vedete quei puntini gialli, poi si formeranno le galassie. Quindi le galassie che noi vediamo sono, diciamo così, tendenzialmente distribuite, concretamente in realtà sono distribuite lungo dei filamenti. Si dice la ragnatela cosmica, questa è la parola che si usa in gergo, dice la materia oscura si distribuisce su una gigantesca ragnatela, e lungo i filamenti di questa ragnatela si formano le galassie che noi vediamo. Non vediamo la ragnatela, vediamo soltanto le galassie, ma il modello fisico che noi utilizziamo ci permette di dire che sotto a questa galassia c'è questa sorta di cosmic web, questa ragnatela cosmica. Che cosa sappiamo in più? Va bene, per interpretare i dati noi usiamo un modello anche evolutivo, cioè qualcosa che ha a che fare con la storia cosmica. Va bene? Questo è un classico diagramma che si usa sempre a mostrare nelle conferenze. A sinistra vedete l'inizio dei tempi, il Big Bang, in fondo a destra ci siamo noi, va bene? In mezzo a tutto questo sono varie fasi di evoluzione del cosmo, va bene? Fino a dove arriviamo a avere informazioni dirette? Beh, qua a 380.000 anni ci arriviamo da casa mia, non c'è problema, va bene? Questa è la prima cosa che facciamo. Io ho partecipato per circa 20 anni a una missione spaziale che si chiama Planck, che ha studiato la radiazione cosmica di fondo, e questo è tipicamente una mappa di Planck. La luce che abbiamo visto con Planck, era stata già vista in passato, ma Planck l'ha fatto in modo mirabolante, diciamo così, è stata emessa 380.000 anni dopo il Big Bang, 16,8 miliardi di anni, meno 380.000 anni vuol dire ancora 16,8 miliardi di anni, ok? Quindi questa è una cosa che si fa normalissimamente, però siamo capaci di andare anche più indietro nel tempo. Innanzitutto, studiando questa informazione, abbiamo informazioni su quello che è successo circa 10 alla meno 30 secondi dopo il Big Bang. Bene, quello di 10 alla meno 30 vuol dire 1 diviso 10 per 10 per 10 per 10 per 10 per 10 30 volte. Ok? Quindi la frazione è davvero infinitesima della vita del cosmo. Fin lì ci arriviamo bene. Ci arriviamo veramente bene. Ok? Quindi questo per darvi un'idea di quello che siamo riusciti a capire fino a questo momento. Dopo queste epoche ci sono una serie di altri eventi che conosciamo molto bene, finché si arriva alla formazione delle prime galassie, delle prime stelle, e poi a quello che vediamo oggi. Va bene? Allora, nel cercare di interpretare questi primi istanti, sempre negli anni 80, nei primi anni 80 sono successe molte cose, per fortuna io ero mio laureato, quindi ho partecipato a questo entusiasmo collettivo, diciamo così, si è arrivati a un modello per l'universo primordiale, si dice, quindi per i primissimi istanti, che ancora oggi è considerato, diciamo, valido, che si chiama il modello dell'inflazione. Che cos'è l'inflazione? L'inflazione è una crescita parossistica del volume dell'universo, fatemi dire così anche se non è troppo corretto, diciamo così, cioè la geometria si espande in modo parossistico, e in questa espansione parossistica accadono una serie di cose, tra cui le formazioni
dei semi delle strutture cosmiche. Le strutture cosmiche vuol dire galassie, ammassi di galassie, stelle, pianeti, esseri umani, ok? Tutto questo, tutte queste strutture cosmiche si ritiene che siano state generate da semi che sono nati durante l'inflazione. Cioè abbiamo, il cosmo ha dato luogo a delle piccolissime fluttuazioni, delle piccolissime irregolarità che poi si sono sviluppate e hanno portato a tutto quello che noi vediamo oggi. Questo è un quadro tremendamente coerente che noi studiamo in molti modi. L'abbiamo studiato guardando alla radiazione cosmica di fondo. Questo è il satellite Planck, che adesso è stato abbandonato nel cosmo. Questa è per esempio la mappa ottenuta dal satellite Planck, è una mappa del cielo a microonde, si dice, quindi andiamo nella banda di microonde, si guarda nel cielo, era un satellite con un telescopio a bordo, che diciamo fa una certa orbita, poi il telescopio gira, prende dati in varie direzioni, poi si fa una mappa che mi dice da tal ora guardava la tradizione del cielo, si ricostruisce quello che ha visto, essenzialmente si arriva a questa mappa che vedete. Le zone rosse sono zone di maggiore densità, le zone blu sono maggiore zone di minore densità, quindi minore temperatura. Questa è l'idea. La temperatura media di questa radiazione cosmica, che è termica, è meravigliosamente termica, è di circa meno 270 gradi Kelvin. Scusate, meno 270 gradi, quindi 3 gradi Kelvin, le fluttuazioni che state vedendo sono dell'ordine del micro Kelvin, me ne vedete qui, meno 300 più 300 micro Kelvin, micro Kelvin vuol dire un milione di Kelvin. Questo Planck l'ha visto con una risoluzione meravigliosa, così buona che non sarà più raggiunta, perché oggi si è cambiato strategia, questa è l'ultima missione che fa questo tipo di lavoro, si cambierà completamente strategia nei prossimi anni, ma ho ottenuto questi risultati che hanno portato a moltissime informazioni. Ve ne mostro una che mi piace molto, che è questo grafico, che non vi dico come si ottiene, ma questo grafico mostra, vedete, queste oscillazioni che si usa a dire sono il suono del cosmo, perché quando è stata prodotta questa, diciamo, quando è stato prodotto quello che vediamo in questa mappa, essenzialmente l'universo era soggetto a onde sonore. A un certo punto queste onde sonore si bloccano, rimangono incastonate nel cosmo come qualcosa di fossile, essenzialmente, e quelle oscillazioni sono proprio l'ultima onda sonora che ha potuto propagarsi, poi si blocca completamente, quindi è veramente un'onda sonora, veramente il suono, non è qualcosa di particolare. Andiamo avanti con quello che si sta facendo, una missione che sarà lanciata nel 2023 in realtà, è la missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Io partecipo, anche se non ho un ruolo particolarmente importante in questa missione. Questa è una missione che studierà di fatto la distribuzione delle galassie nel cielo, bene, per studiare vari elementi. Ad esempio, come si distribuisce la materia oscura e quali sono le proprietà di quello di cui vorrei parlarvi, l'energia oscura nel cosmo. E c'è un problema in questo momento, tra l'altro, la guerra in Ucraina ha avuto effetti anche su questo, perché l'accordo era che Euclid fosse lanciato da una base russa, non era una cosa certa, questa cosa non si può più fare, essenzialmente qui si è passati alla Guyana francese, dove si fanno di solito i lanci, diciamo che questo porta a un ritardo di qualche mese, sembra che sia stato di qualche mese, ma cioè si è lanciato la famosa base di Baikonur, di cui forse avete sentito parlare nella vita, invece si è passati a, non mi ricordo come si chiama la base standard, diciamo, ma da un satellite, da un razzo lanciatore Ariane, qui anche questo avete sentito parlare nella vita, nella Guyana francese, ma ripeto, si va in coda ad altre missioni e quindi ci vorrà tempo in più da aspettare. Nello studio di queste caratteristiche si arriva a questo diagramma torta che mi preme molto raccontarvi. Allora, negli ultimi 40 anni essenzialmente siamo arrivati a questa idea del cosmo. Nel cosmo c'è circa un 30% dell'energia, un po' meno, 23% di energia, che è sotto forma di materia oscura. Lì c'è scritto materia oscura fredda, che è un dettaglio di cui non ho il tempo di parlarvi, quindi 23% di materia oscura. Quella, che vi ho detto all'inizio, non sappiamo di cosa è fatta, ma c'è. Bene? Poi c'è circa un 4-5% di materia ordinaria.
Noi cosmologi chiamiamo materia barionica, che è quella che siamo fatti noi. Bene? Quindi normali protoni ed elettroni essenzialmente. Questa materia ordinaria in realtà non la vediamo tutta, sappiamo che c'è, ma noi vediamo una piccola porzione. Quindi non soltanto non vediamo la materia oscura, ma non vediamo neanche tutta la materia ordinaria. Poi c'è un circa un 70%, quella torta è un po' vecchia, devo essere sincero, i numeri sono un po' cambiati, siamo scesi al 67%, ma siamo lì, va bene? Di qualcosa di ancora più misterioso, che è quella che si chiama energia oscura, e su questo arrivo tra un attimo. Tanto, quindi, facendo il conto, abbiamo quel 70% circa, più la materia oscura, più una parte barioni, che non vediamo. Sappiamo che ci sono, ne abbiamo conoscenza attraverso la forza gravitazionale che queste componenti esercitano, ma non la vediamo, ok? E abbiamo delle idee sulla natura della materia oscura e dell'energia oscura, ma non siamo affatto certi su come interpretare queste componenti. Quindi questo apre, diciamo, un gigantesco vaso di Pandora di mancanza e comprensione essenzialmente. Quindi questa è una cosa estremamente importante. Ci manca la comprensione di una larga parte di quello che c'è nel cosmo oggi. Energia oscura. Questo si capì attorno alla fine degli anni 90, essenzialmente quando arrivarono le prime osservazioni di supernove, che sono degli oggetti molto luminosi nel cielo, a grande distanza da noi. Si dice a grande redshift. Il redshift è lo spostamento verso il rosso, che per un cosmologo è un modo di misurare le distanze. Quando si riuscì ad avere simultaneamente informazione sulla luminosità di questi oggetti, le supernove sono oggetti meravigliosi in questo senso, e sulla loro velocità di recessione da noi, si costruì un grafico che ci permise di dire per la prima volta che in realtà l'universo si sta espandendo, sì, come abbiamo sempre pensato, ma si espande in modo accelerato. Ok? Allora, per capire quanto paradossale è questa affermazione, cerchiamo di capire la questione. Se io ho della massa, bene? Che per qualche motivo ho lanciato nel cosmo, va bene? Questa massa si attrae, perché la forza gravitazionale, come tutti ne sappiamo e abbiamo imparato a scuola, a differenza di quella elettromagnetica, è soltanto attrattiva. Nel caso elettromagnetico noi abbiamo cariche positive e negative, possiamo avere attrazione e repulsione. Nel caso gravitazionale c'è soltanto la forza attrattiva. Bene? Essendo soltanto forza attrattiva, se io lancio due oggetti nel cosmo, questi tenderanno ad attrarsi e quindi tenderanno a rallentare il loro allontanamento. Quindi quello che mi devo sempre aspettare è che l'espansione sia decelerata, rallentata. Ok? Invece quello che osserviamo è che di recente il cosmo ha cominciato a espandersi in modo accelerato. Il che significa che cosa? Significa che c'è una forza repulsiva, una sorta di antigravità che sta agendo nel cosmo. Questo abbiamo capito alla fine degli anni 90, ormai è una certezza, non bisogna mai usare questa parola, diciamo, ma è un fatto fortemente assodato, e apre di nuovo una domanda gigantesca. Qual è questa componente che esercita una forza repulsiva, quindi questa sorta di antigravità nel cosmo, e che abbiamo scoperto rende conto di circa il 70% dell'energia attuale del cosmo? Quindi c'è un 70% dell'energia attuale del cosmo che è sotto forma di qualche cosa di assolutamente strampalato, bene? Di repulsivo, ok? E con proprietà assolutamente ignote prima, essenzialmente. Noi abbiamo deciso di chiamare questa componente energia oscura per distinguerla da materia oscura, perché la materia oscura non la vediamo, ma le piace aggregarsi in aloni, quegli aloni sferici che ho fatto vedere. L'energia oscura invece è come un oceano tranquillo che pervade il cosmo. Essenzialmente non ama aggregarsi, sta fermo lì, va bene? Come il vecchio etere essenzialmente, e permea l'universo causandone l'espansione accelerata. Questa è la grande domanda che ci facciamo, si è capito alla fine degli anni 90, e abbiamo scoperto quindi che esiste questa componente del cielo oscuro. Di cosa è fatta? Gigantesco punto di domanda. Abbiamo alcune idee, va bene? Teniamo conto del fatto che è repulsiva, che è molto uniforme, distribuita in modo estremamente uniforme, e questo ci fa pensare alcune cose. Tra le cose che noi pensiamo che sia quella che si chiama costante cosmologica. Che cos'è la costante cosmologica? Parentesi. Nel 1920 circa, Einstein cercava di ottenere un modello statico di universo.
l'idea che vigeva all'epoca, fino ad Einstein e anche oltre Einstein, è che l'universo fosse statico. Immaginate, tutto fermo, va bene, tutto alla stessa distanza, ok? Però le equazioni della relatività generale che lui aveva costruito mostravano che l'universo statico era incompatibile con la relatività generale. Ok? Allora cosa fece? Dice, ho sbagliato, aggiungo un termine, cioè modificò le equazioni aggiungendo quella che si chiama oggi costante cosmologica per ottenere un universo statico. A questo punto, diciamo, risultato ottenuto, era felice, ci fu un fisico russo, Alexander Friedman, che all'epoca era militare nell'aviazione, il quale contestò questo modello di Einstein e disse, sì, la soluzione di tu esiste, ma la soluzione è instabile. Quindi non è una buona soluzione per l'universo. Einstein all'epoca si rifiutò di accettare questa idea, si rifiutò di dialogare con Friedman, fino a che a un certo punto, nel 1930 essenzialmente, si arrivò alla scoperta dell'espansione dell'universo. Einstein dovette diciamo, ammettere di aver sbagliato e si narra, non c'è una testimonianza diretta, ma diciamo, il fisico George Gamow sostiene che Einstein disse l'introduzione della costante cosmologica nelle mie equazioni è stato il più grande errore della mia vita. Questo è il famoso errore di Einstein. In realtà fu un errore per la motivazione sottostante. La motivazione di Einstein è assolutamente sbagliata, ma la costante cosmologica oggi riteniamo che ci sia e che sia proprio quel 70% di energia oscura che abbiamo nel cosmo. Detto questo, però, non abbiamo risolto granché, in effetti, perché dire che la costante cosmologica non significa che abbiamo capito che cos'è. Va bene? Allora, che cosa potrebbe essere questa energia oscura? Tendiamo a pensare che sia quella che si chiama energia del vuoto. In meccanica quantistica il vuoto non è semplicemente l'assenza di particelle, ma è uno stato con delle proprietà molto particolari. Tra queste proprietà particolari c'è il fatto di esercitare, diciamo, questa forza repulsiva di cui vi sto parlando. Non c'è problema in questo, questa è una cosa assolutamente accettata. Qual è il problema, purtroppo? Che il vuoto in meccanica quantistica, ahimè, è dotato di un'energia infinita. E questa non è una cosa piacevole in fisica, non si accettano mai gli infiniti in fisica, va bene? Allora, come si fa a evitare questo infinito? Ci sono dei trucchi che possiamo fare, si mette un cut-off, cioè si dice, si tronca l'energia a un certo livello e non se ne parla più, ma questo troncamento in realtà porta a dei risultati numerici che sono in assoluta contraddizione con quello che vediamo. La predizione teorica sull'energia del vuoto che otteniamo in questo modo è 10 alla 120 volte più grande di quella osservata. È un gigantesco errore. E non sappiamo perché. Quindi va bene dire che l'energia del vuoto. Siamo tutti d'accordo, direi, su questo punto, ma non abbiamo una spiegazione del perché questa energia del vuoto è proprio quel 70% dell'energia cosmica che abbiamo adesso e non è invece molto, 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 molto più grande di così. Questa è una delle domande che ci facciamo. Però voglio anche darvi un messaggio positivo. Nel 2019 il mio collega anziano Jim Peebles, Princeton University, vinse il premio Nobel per qualcosa che assomiglia a questo plot, a questo grafico qui, che è la bontà del modello standard con costante cosmologica, la lettera lambda che vedete là sopra, più materia oscura fredda, cold dark matter. Quindi questo modello funziona meravigliosamente bene nello spiegare i dati osservativi. Qui vedete, diciamo, queste barre, questi punti con le barre di errore sono i dati osservativi su un range di lunghezza d'onda gigantesco, va bene? E un'unica curva è un buon fit per tutti i dati. Quindi da questo punto di vista il modello funziona meravigliosamente bene, però con degli enormi, enormi punti di domanda sulla natura di queste componenti essenzialmente. Andiamo avanti. Qualcosa è successo estremamente importante nel 2015 circa, se ricordo bene. Ricordo che mi invitarono a fare un seminario a Tiene all'epoca e durante il seminario in cui parlavo della teoria di Einstein, questa è la cosa, dice, guardate, io tendo a pensare che ci sarà una grande rivoluzione in questo campo tra qualche mese. No, in realtà lo sapevo già, non è che lo sapessi, non era una predizione, era semplicemente che c'era l'informazione, ma non si poteva dare. Infatti la scoperta fu poi annunciata, che è quella della scoperta delle onde gravitazionali. 2015, meraviglioso risultato, perché è 100 anni dopo la teoria dell'attività generale
di Einstein, diciamo così, e si scopre ciò che ci si aspettava che ci fosse, cioè nessuno di noi ha mai pensato che un'interferenza non ci fosse, va bene? Semplicemente finalmente l'abbiamo vista per la prima volta e hanno cominciato a dare una mole di informazione impensabile, quindi si è aperta veramente una nuova finestra della nostra visione del cosmo. Mi piace dire ai miei colleghi che la cosmologia appoggia su quattro gambe in questo momento, appoggia su radiazione cosmica di fondo, satellite Planck che ho fatto vedere prima, ma ci sono missioni in corso in questa direzione, la struttura su grande scala dell'universo, quella distribuzione di galassie che vi ho fatto vedere a un certo punto, le onde gravitazionali, di cui parlerò adesso, e poi la parte, diciamo, di storia dell'universo, l'universo primordiale, di cui ho parlato a un certo punto. E queste quattro gambe tengono in piedi un tavolo che funziona estremamente, estremamente bene in questa fase della vita. Scoperta delle onde gravitazionali, allora, arriva questa scoperta, io tra l'altro, per fortuna mia, conosco di persona coloro i quali hanno fatto di fatto la scoperta. Perché diciamo accade, abbastanza per caso per dire la verità, che all'epoca c'è questa collaborazione LIGO-Virgo. LIGO sono due interferometri negli Stati Uniti, molto distanti tra di loro. Virgo invece è l'antenna che c'è a Cascina, vicino a Pisa, va bene? Allora, c'è una collaborazione che mette insieme questi team, che sono giganteschi, si parla di migliaia di persone per capirci. In quel momento Virgo purtroppo era spento, perché c'era una fase di rinnovamento, quindi il momento era spento, quindi la scoperta è stata fatta formalmente da LIGO soltanto, però il team generale. Allora, vari gruppi di persone dovevano tenere a bada un tipo di eventi relativo a certe masse, masse diciamo che generavano quel segnale. Le persone che dovevano tenere a bada la massa giusta, diciamo, si chiamano Gabriele Vedovato e Marco Drago. Bene. Gabriele Vedovato è un mio amico, siamo stati insieme tanti anni alla SISSA, diciamo così, ho convinto io a non mollare la ricerca, devo essere sincero, mi sento molto, molto orgoglioso di questo fatto. Lui poi è diventato, è entrato nell'INFN e accade che è stato il primo, sono stati i primi a rivelare questo segnale di gravitazione. Lui mi ha detto, guarda, facevo fatica, non devo dirlo neanche a mia moglie. No, immaginate cosa significa tenersi per mesi questo segreto che ha cambiato il corso della storia della scienza, essenzialmente non può dire nessuno. Perché? Cosa succede? Cosa si fa di solito in questi esperimenti? Ogni tanto si mandano dei segnali falsi. Bene? Perché i team devono essere in grado di conoscere i segnali falsi da quelli veri. Quindi quando queste due persone a un certo punto hanno fatto vedere, diciamo, i messaggi che si sono scambiati di loro, diciamo, quando questa persona ha visto questo segnale, ha detto, sarà un segnale falso. Bene? Poi a un certo punto si sono convinti, no, questo non è un segnale falso, perché ovviamente hanno delle tecniche per cercare di distinguere segnale volutamente falso da segnale vero. Essenzialmente quando se ne sono accorti, ovviamente la soddisfazione era enorme, ma non potevano dirlo quasi a nessuno, se non nei capi della corporazione. E poi dopo qualche mese è venuto fuori il risultato ufficiale. Perché è così importante? Perché questo è il primo evento di vera emissione di onde gravitazionali. Che cosa sono onde gravitazionali? Nel caso della forza elettromagnetica, quella che ci permette di vederci tra di noi, essenzialmente, l'onda è quella che si chiama onda elettromagnetica, la particella corrispondente è cosiddetto fotone. Nel caso gravitazionale, si parla di onda gravitazionale, la particella corrispondente è cosiddetto gravitone. Tutti ritenevamo che ci fosse, ma non era mai stata rivelata prima, essenzialmente. Da allora, la quantità di eventi di emissione di gravitazione sono stati riconosciuti è enorme e abbiamo ormai una mole enorme di dati che va in questa direzione. Una sorpresa che ci fu all'epoca fu quella sulle masse, diciamo, l'interpretazione è che sono due buchi neri che ruotano attorno a loro e a un certo punto raggiungono, si mettono insieme, emergono, come si dice in gergo. Quello, la sorpresa furono le masse enormi di questi buchi neri che non ci si aspettava fossero così rilevante essenzialmente, e questo diciamo ovviamente apre scenari sull'interpretazione. Altro segnale estremamente importante arriva nel 2017, la sigla vedete è GW, che sta per onda gravitazionale, gravitational wave, 17.08.17, quindi 17 agosto 2017. Quest'altro è un segnale estremamente importante perché nello stesso momento fu visto l'onda gravitazionale arrivare, ma poi si ricostruì lo stesso evento, va bene, con altri segnali.
con segnali elettromagnetici in varie bande, gamma, eccetera, eccetera. E questo fatto di poter ricostruire segnali in varie bande, innanzitutto apre una nuova disciplina della fisica che si chiama scienza astrofisica multi-messenger, a molti messaggeri, quindi molti messaggeri dello stesso evento, diciamo così, ma ci permise di calcolare anche la velocità alla quale viaggiano le onde gravitazionali. Questa velocità appare essere vicina a quella della luce con un'enorme precisione. E questo è un dramma, è una tragedia, perché molte delle teorie vigenti prevedevano una diversa velocità di propagazione gravitazionale dalla velocità della luce. Bene? E questo in un solo giorno ha fatto fuori il 90% delle teorie di cui si speculava fino a quel momento. Io mi ricordo, questa informazione arrivò durante un congresso a Parigi in cui non c'era Saclay per la precisione, e mi si narra che la gente era tristissima, perché molta gente diceva: ho capito, cambio mestiere, si è chiuso un mondo, però se ne apre un altro estremamente interessante. È inutile che vi dica che da allora, diciamo, è diventata un'industria. Questa è un'immagine, qua ci sono i due interferometri LIGO che vedete in due zone degli Stati Uniti, Virgo a Cascina, e questo è un altro interferometro tedesco, ma questa è un'immagine vecchia, per me la situazione sta andando molto avanti in questa direzione. Quali sono le prospettive? Questa è un'immagine di questo black hole merging, l'immagine di questi due buchi neri. Le prospettive che più mi interessano, anche perché sono coinvolto direttamente in queste missioni, sono due. LISA, che è un interferometro spaziale per ricerca onde gravitazionali, e Einstein Telescope, che invece è uno strumento terrestre. Allora, LISA ha il pregio che, essendo nello spazio, ha dimensioni enormi, e questo permette di vedere onde gravitazionali di bassissima frequenza. Andare a bassa frequenza è estremamente importante. Okay? C'è stato un lungo parto di LISA. Adesso l'accordo è che sarà lanciato nel 2034. È una missione dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha grandissime prospettive. L'altro strumento molto interessante è questo, che si chiama Einstein Telescope. Einstein Telescope invece è a terra, è su frequenze più alte, però ha una capacità molto maggiore di quella attuale. Attualmente c'è una discussione in corso. Ci sono due siti possibili: uno è vicino a Maastricht, l'altro è un'ex miniera in Sardegna, Pula si chiama il posto. Bene? Ovviamente per l'Italia sarebbe fondamentale, per la Sardegna sarebbe fondamentale riuscire ad avere questo strumento in Sardegna. Speriamo che a livello europeo venga presa questa decisione, che si riesca a vincere la lobby, diciamo, tedesco-olandese, che preme molto per l'altra scelta, ma le chance non sono basse. Quindi ci sono prospettive estremamente interessanti in questa direzione. Giusto per farvi vedere la situazione, l'idea è che posso cercare queste onde gravitazionali a varie frequenze. Essenzialmente, a seconda delle frequenze, devo cambiare la tecnica di osservazione. Su alte frequenze vado sulla Terra, ET, Einstein Telescope è una buona idea, LIGO, Virgo sono quello che abbiamo già fatto. Su frequenze più basse vado verso l'interferometro spaziale come LISA, su frequenze ancora più basse uso tecniche indirette che hanno a che fare con le cosiddette pulsar. E su frequenze ancora più basse si torna al mio mestiere, cioè alla radiazione cosmica di fondo, perché anche questo è un modo indiretto per vedere le onde gravitazionali. Quindi, ripeto, questo apre veramente una nuova finestra sul cosmo. Gli eventi sono sempre di più, ormai non li contiamo più essenzialmente, e ormai cominciamo a costruire una nuova scienza, che è quella in cui si dice, per esempio, bene, sto contando questi eventi di emissione di onde gravitazionali, che cosa c'è sotto? Posso cercare di correlare questi eventi con le galassie sottostanti e domandarmi che tipo di segnali, di galassie, cioè che tipo di oggetti all'interno delle galassie hanno messo queste onde gravitazionali, e posso mappare il cielo in un modo completamente nuovo. Vi mostro un risultato di cui sono estremamente fiero, diciamo, del nostro gruppo a Padova, che ha fatto questo lavoro. Abbiamo detto: siccome queste onde gravitazionali passano attraverso, diciamo, delle zone più o meno dense dell'universo, che sono le stesse attraverso le quali passa la radiazione, diciamo, la radiazione cosmica di fondo, io sono in grado di farvi una mappa, bene, simulata, ma non è una mappa statistica, è una mappa, diciamo, come potrei dire, topografica di quello che osserveranno questi interferometri quando faranno finalmente l'informazione, faranno finalmente l'osservazione. Questa è la mappa di Planck ottenuta da noi,
Questa è la mappa che noi stimiamo sarà vista con le telecamere stazionali, e poi a seconda del telescopio la risoluzione si abbassa, quindi avete quella cosa un po' meno bella da vedere, ma questa non è una predizione statistica, è qualcosa che dice se guardo di là vedrò più onde di gravitazione, se guardo di là ne vedo di meno. Quindi è una predizione estremamente, estremamente importante e molto bella dal punto di vista di principio, a mio parere. Infine, conclusioni. Poi lasciamo il tempo per eventuali domande e discussioni. Essenzialmente, quindi abbiamo convincente evidenza che da molte osservazioni dipendenti l'energia dell'universo attuale sia dovuta per circa un quarto materia prevalentemente oscura e di origine particellare, e per gli restanti tre quarti una misteriosa forma di energia oscura che ne causa espansione accelerata. Prospettiva futura: rivelare la composizione della materia oscura, cioè sapere che particelle sono, se sono particelle, studiarne le proprietà e l'evoluzione dell'energia oscura attuale, e questo si pensa di poterlo fare attraverso ad esempio il satellite Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea, comprendere la natura microscopica, quindi che cos'è questa energia oscura, che cosa che ancora non sappiamo. Quarto elemento, le onde gravitazionali ci forniranno informazioni sui sin qui impensabili sui primissimi istanti della vita del cosmo. Perché? Perché le onde gravitazionali hanno un difetto e un pregio: interagiscono pochissimo con la materia e quindi sono difficilissime da rivelare, ma interagendo così poco passano indisturbate, va bene? E quindi ci portano informazioni su quando sono state generate in modo come dire intatto, va bene? Noi quando le vedremo finalmente vedremo l'immagine del cosmo 10 alla meno 30 secondi dopo il Big Bang, inalterata, cioè vedremo le rughe del cosmo in quel momento, ok? E questa mi pare una cosa estremamente bella. È chiaro che queste questioni aperte, materia oscura e energia oscura, sono una crisi della fisica in questo momento, va bene? Ma come si usa a dire, evviva le crisi, perché le crisi ci costringono a farci delle domande nuove, e quando finalmente sapremo rispondere a queste domande, diciamo, cambieremo la nostra visione del cosmo, essenzialmente la nostra visione addirittura della fisica, va bene? Quindi le crisi ci obbligano a farci delle domande nuove, questo è sempre il messaggio che deve arrivare dalla ricerca della scienza, diciamo. Però lo ripeto, non è che sappiamo di più o sapremo di più, sapremo in modo diverso, ci faremo delle domande diverse. Mi sono bene. Rappresentazione che ha fatto vedere più volte, sì, è di tipo ovale e non sferico. Allora, questa è una delle domande, è perché l'immagine che ho visto vedere distribuzione galassia, vedazione cosmica del fondo di tipo ovale. È semplicemente il solito problema: se io devo mostrare la superficie di una sfera, va bene, su un piano, okay, ci sono delle tecniche cartografiche, sono le stesse che usiamo normalmente nelle mappe geografiche, diciamo così, che posso prediligere quella, posso usarne altre, ma mi ricordo in Planck mi ha fatto una grande discussione sui colori, va bene? Io allora appartenevo a quello che si chiama il Planck Editorial Board, che si riuniva ogni tot mesi, diciamo così, e ci fu una domanda, fecero vedere possibili mappe di colore, decidemmo di scegliere quella che abbiamo scelto, quindi anche sia la forma che i colori eccetera sono stati scelti questa cosa. Mi piace sempre citare questo fatto. C'è una persona meravigliosa, si chiama Albert Stebbins, che lavora in Stato di Chicago, che è una persona molto tranquilla, ma non è affatto una persona, come dire, competitiva, il quale venne a un congresso a Parigi e disse: guardate, voi potete discutere per anni sul modello che più giusto, meno giusto, eccetera, ma non è quello che conta. Quello che voi avete fatto è analogo a quello che facevano i grandi esploratori del pianeta Terra 100 anni fa. Cioè andavano in Siberia, per esempio, e scoprivano nuovi territori prima ignoti. E già, guardate, le dimensioni dei gruppi sono più o meno le stesse. Noi in Planck eravamo circa 200 persone, quei gruppi erano fatti così. Però alla fine quello che rimane è quella mappa lì. Bene. Quella mappa lì è qualcosa che rimarrà nei secoli, poi i modelli di interpretazione sono cose passeggere, però la mappa rimane. Altre domande? Ma perché mi sono fatto una domanda sulla mappa?
sì. Sulla mappa. E la... c'è una forma, quindi? La forma no. Io sto guardando il cielo, quindi formalmente il cielo è sferico. Sì, no? Se dovessi pensare alla forma dell'universo. Beh, l'universo, allora, intendiamoci, l'universo è infinito. Su questo non si trova, bene? È infinito, poi potrei farmi delle domande sulla geometria, ma sono domande un po' complesse perché è geometria tridimensionale, a cui non siamo abituati a pensare. Però si tende a pensare alla geometria tridimensionale sia una geometria tipo euclideo, cioè estremamente usuale, estremamente banale essenzialmente. Bene? Quello che invece, una forma che invece vediamo è quella che, ma guardate, la vedete, ma facciamo, torniamo a farvela vedere. Sono quelle mappe di colore che voi vedete, che sono estremamente importanti, perché vedete che sono delle zone più gialle che non sono buttate lì a caso, va bene? Cioè la distribuzione, ovviamente ha bisogno di strumenti statistici per vedere, perché l'occhio vede le zone più gialle, le zone più blu, ma non è che sia capace di interpretarle. Allora, questo grafico che ho mostrato dopo è l'interpretazione di quelle mappe, va bene? C'è una tecnica che si chiama analisi armonica, essenzialmente poi si prende il coefficiente dell'armonica, si fa il modulo quadro e questo è il risultato che si ottiene, va bene? E quindi, come vedete, altro che qualcosa di buttato a caso, cioè c'è qualcosa di estremamente importante sottostante. Per capirci, questo grafico è così importante che da questo ottengo quanta materia oscura c'è nel cosmo, quanta energia oscura c'è nel cosmo, quanti barioni ci sono, cioè quanta materia ordinaria, quanto vale la costante di Hubble, la costante di espansione universale, quanti neutrini ci sono, qual è la massa media dei neutrini, e avanti di questo passo. Cioè da questo grafichetto, va bene, che ha richiesto comunque anni e anni di lavoro, va bene, ottengo un'enorme mole di informazioni, sia di tipo cosmologico che di tipo microfisico. E questo è tutto contenuto in questa apparentemente banale mappa di colori. I colori ovviamente sono fittizi, cioè c'è un modo in cui traduco una certa temperatura e un certo colore. Prego. Scusa Sabino, grazie per grazie a te. Bellissima divulgazione. Prima ti sei fatto sfuggire quella frase sul Big Bang che mi aveva incuriosito, perché è un termine che, se ho capito bene, tu adotti come convenzionale. Esattamente. Grazie per la domanda. Allora, tra queste tre persone, diciamo tra quelli più importanti nell'interpretazione dell'universo primordiale, sono Alan Guth, Andrei Linde e Alex Starobinsky, diciamo. Andrei Linde, diciamo, a metà degli anni Ottanta, propose una teoria che si chiama inflazione caotica eterna. Va bene? E che cosa dice l'inflazione caotica eterna? Lui dice che in realtà l'universo non è mai iniziato, non sarà e non finirà mai. Ok? Quindi l'universo è in questo senso stazionario. Assomiglia un po' al vecchio universo di Einstein, non proprio, ma ci assomiglia un pochettino. Bene? Quello che c'è di questo universo che continua a pullulare, va bene? Continua a pullulare, ci sono delle regioni che si comportano come quella che noi vediamo. Ecco perché ho detto il nostro universo, non a caso. Va bene? E poi ci sono altri che si comportano in modo completamente diverso. Addirittura a un certo punto Linde disse: beh, guardate, non è mica obbligatorio che le dimensioni dello spazio siano tre e quelle del tempo siano una. Possono essere regioni del cosmo con due dimensioni spaziali e due temporali, no? Possono essere regioni in cui, che so, la forza elettromagnetica è completamente diversa. Non è vietato pensarlo. Bene? Però la cosa importante è questa: quella di dire, bene, sono regioni che si comportano come quella che noi conosciamo, in cui noi abbiamo l'impressione che sia stato l'inizio dei tempi. Quindi lui dice, niente di male, possiamo anche usare la convenzione, è stato l'inizio dei tempi, ma non dobbiamo più pensare che sia stato questo inizio dei tempi. Bene? Quindi è cambiata veramente la nostra comprensione del cosmo in questo senso. Ed è cambiata la nostra comprensione di quello che si chiama principio copernicano. Perché il principio copernicano cosa diceva? Ci dice, il principio copernicano ci dice che noi non siamo il centro del cosmo, tutti siamo d'accordo su questo, e però noi tendiamo a interpretarlo dicendo, bene, quindi tutto il cosmo è fatto come noi osserviamo quello attorno a noi. Linde dice, ma no, il mio cugino che vive a 10 miliardi di megaparsec da me, faccia quello che vuole, va bene? Non è obbligato a comportarsi come me. Questo è il vero principio copernicano. Il mio principio copernicano è che tutte le possibilità si sono realizzate, poi da noi, a casa nostra, ci sono certe regole fisiche.
Ok? E questo, credo che questo sia un enorme passo avanti. Poi c'è stato purtroppo un problema. Tutto questo argomento porta a quello che in teoria, in fisica preelementare, si chiama il landscape, il paesaggio. Bene. Si dice c'è un paesaggio molto complicato con molte diverse realizzazioni. A un certo punto però la teoria delle stringhe si dice ci si è accorti che c'era un problema e il paesaggio si è trasformato in quello che si chiama swampland, la palude. Va bene. Cioè, a un certo punto si è diventati molto pessimisti e si è cominciato a dire ai ai ai, qui le cose non funzionano, va bene, e non riusciamo a trovare qualcosa che vada nella direzione in cui si pensava. Però questa è una questione che a un certo punto verrà risolta, ma per me il messaggio importante è questo: smettiamo di pensare che ci sia stato un Big Bang nel senso stretto. È un fatto puramente convenzionale, tanto sinceramente 16 miliardi di anni meno un minuto è uguale a 16 miliardi di anni meno zero, no? Cambia nulla. Bene. Il Big Bang che cos'è dal punto di vista concreto? È una serie di eventi precisi, per esempio il momento in cui sono stati formati gli elementi, i primi elementi, diciamo quelli elementari, bene, per essere i nuclei più piccoli essenzialmente, quello è un inizio possibile dei tempi, bene, ma che debba andare indietro di 3 minuti e poi no, sono questioni puramente convenzionali. Però questo è importante, basta con l'idea di stato Big Bang. Non parliamo poi delle fesserie sulla fine del mondo, universo, tutto questo è folklore, diciamo, è veramente... archeologia industriale. Okay. Prego. Scusa, forse io mi sono fatta un po' di confusione, ma leggendo su alcuni libri divulgativi riguardo l'universo, no? Non so se era la materia oscura o l'energia oscura, adesso, perché adesso l'ho capita la differenza, prima non l'avevo capito. Sì. Che è qua dappertutto. Certo, tutto è dappertutto, questo si piove. L'energia oscura sicuramente è qualcosa che permea il cosmo. Allora, tutte e due sono dappertutto, va bene. Il problema qual è? Che la materia oscura tende ad essere più densa in certe zone e meno densa in altre. Bene, vi ho fatto vedere quell'immagine dell'alone di materia oscura che circonda la galassia, quindi là quell'alone è più denso, circa 200 volte il resto, va bene? L'energia oscura invece tende ad essere distribuita in modo uniforme, quindi mi piace dire, è un po' come il vecchio etere, c'è qualcosa che riempie lo spazio e che ha un comportamento simile. Va bene? Quindi anche qua tra noi? Assolutamente, sì, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Okay. Non si toglie niente a nessuno. Diceva anche che chiaramente più guardiamo lontano, più guardiamo dietro. Certo. Ma che c'era un limite massimo, sì, tra virgolette, intrinseco, cioè, certo, non dovuto agli strumenti o... No, assolutamente, è quello che siamo orizzonte. Esatto. Allora, prima grande regola c'è un meraviglioso articolo che si chiama Misconceptions, cioè errori di interpretazione sull'espansione più grande della luce. Bene? Che cosa dice questo articolo? Dice smettiamo di dire questa fesseria, che purtroppo qualche volta dico anch'io per semplicità, che l'inflazione equivale a un'espansione più grande di quella luce. L'universo si espande sempre più veloce della luce, sempre, ok? Sempre. Bene, perché non c'è nessun divieto a espandersi più veloce della luce. Come uso dire, limite velocità della luce è quello di una mosca che mi passa davanti al mio naso. Quella mosca non può andare più veloce della luce. Basta. Tutto il resto è lecito, ok? L'inflazione però cosa mi dice? Mi dice che l'orizzonte può essere anche molto più grande di quello che noi possiamo vedere, va bene? Ma possiamo vedere in linea di principio, attenzione, ok? In ogni caso, allora fatemi dire meglio, l'esistenza del cosiddetto Big Bang mi porta in senso stretto l'orizzonte, ok? Quindi dal punto di vista del principio questo è vero, se io elimino il Big Bang non c'è più orizzonte, benissimo, bene. Ciò premesso, però, esiste comunque qualcosa che ha a che fare con quello che chiamiamo orizzonte. Che cos'è? È la distanza percorsa da una particella che si muove alla velocità della luce dal cosiddetto Big Bang. Va bene? Questo di fatto esiste. Questo esiste, va bene? Perché una distanza finita la possiamo calcolare in altro modo e funziona molto meglio. Però, diciamo, cosa succede in pratica essenzialmente? Succede che perché non posso andare oltre? Perché diciamo, quello che vedrei, che vedo via via che mi allontano di più, è sempre più spostato verso il rosso. Così è spostato verso il rosso che a un certo punto, diciamo,
è fortemente diluito ed va su lunghezza d'onda praticamente infinita, quindi diventa irrilevante. Che strumenti abbiamo per andare distante? Gli strumenti che abbiamo per andare distante sono appunto i neutrini e i gravitoni. Ok? Da un certo punto però si scontra contro un problema concretissimo. Il problema concretissimo è quello della cosiddetta gravità quantistica. Esiste comunque una regione oltre la quale non posso andare, perché entriamo nel regno della gravità quantistica che non ci permette di usare i normali strumenti di interpretazione. Comunque la domanda è molto corretta, in effetti, però in realtà questo orizzonte esiste. Assolutamente sì, certo. Molto vero, molto vero. Però con una nota che devo fare, ma prego. In realtà vi ho fatto vedere due grafici diversi, essere sinceri fino in fondo. Ho messo due tipi, questi ultimi plot, ho messo due tipi di sorgenti. Ho messo le onde gravitazionali veramente primordiali, che sono quelle che possono essere più interessanti, ma ho messo anche quello che si chiama il fondo astrofisico. Che cos'è il fondo astrofisico? Il fondo astrofisico è quella parte di eventi, di emissione di onde gravitazionali che i miei telescopi non sono in grado di risolvere, e quindi li vedo in modo sfocato, come se fossero un fondo. Va bene? Quindi ho, diciamo, vari tipi di sorgenti di onde gravitazionali, quelle primordiali, meravigliose, diciamo, fantastiche, purtroppo molto difficili da vedere. E poi ci sono gli eventi, quelli che abbiamo già visto, che vedremo sempre di più, due buchi neri che si mettono insieme, stelle di neutroni, eccetera, eccetera. E poi ci sono questi eventi astrofisici che sono così, come dire, deboli, che non li so risolvere uno a uno. Li metto insieme e mi fanno un fondo. Questi li vedrò di sicuro. Quindi una parte del grafico che ho mostrato è qualcosa che io sono certo di vedere tra 10 anni, 12 anni, ok? Quindi questi siamo sicuri di vederli. Sulla questione che diceva lei del redshift, in realtà la questione è un po' più delicata di così, perché la radiazione elettromagnetica è trasportata da particelle che subiscono redshift a qualsiasi lunghezza d'onda, ok? E le onde gravitazionali invece si comportano in modo diverso, per cui dentro l'orizzonte si comportano come i fotoni, ma fuori dall'orizzonte sono congelate, e questa è una cosa splendida, per cui posso andare indietro nel tempo e per un lungo periodo queste sono bloccate lì. Va bene? È qualcosa che è fermo finché a un certo punto comincia a oscillare e a diluirsi. Okay? E questo è molto conveniente dal punto di vista pratico. Quindi io ho un messaggio che viene dal passato che è molto più rispettoso delle condizioni iniziali di quanto non sia quello dei fotoni. Come? E cosa vuol dire la forma dell'universo? L'universo è infinito, non ha forma. Sì, sì. Sì. Allora, queste onde congelate, come uso dire, se io avessi un telescopio grande, questa volta sto cercando di dare i numeri giusti, qualche, diciamo, 20 gigaparsec, va bene? Un parsec sono 3 anni luce, quindi poi fatevi voi i conti su questo, quindi di giga vuol dire un miliardo, va bene? Anche se l'avessi così grande non ce l'avrò mai, va bene? Non le vedrei, perché? Perché sono onde congelate, non oscillano, non sono vere onde, va bene? Sono distorsioni dello spazio-tempo, ok? Così grandi che io vedrei una geometria molto contorta, va bene? Questo è quello che vedrei, però esistono. Cioè l'idea, appunto, che cos'è il Big Bang? Big Bang, l'idea del Big Bang è quello che è stato l'inizio dei tempi, e in questo inizio dei tempi è nato lo spazio e il tempo. Ok? Prima non c'era nulla, l'idea non c'era nulla. Dopodiché non è che sia un concetto banale, tant'è vero che esiste una branca della fisica che si usa in gergo terza quantizzazione, cioè la quantizzazione dell'universo.
ok? Che è un concetto molto difficile, anche da esprimere concettualmente. C'è un'equazione che si chiama equazione di Wheeler-DeWitt, la cui funzione d'onda è la funzione d'onda dell'universo. Purtroppo è molto difficile da descrivere, ci lavorò per molti anni Hawking, ad esempio, e la sua scuola essenzialmente. Una delle domande che vi faccio è: qual è la probabilità di creazione dell'universo? Ok? Molto domanda molto complessa. Nell'atteggiamento di Linde, va bene, l'idea è: non c'è stato questo evento, bene? L'universo è sempre esistito, quindi è un'altra soluzione all'equazione di Wheeler-DeWitt, se vogliamo, è sempre esistito, sempre esisterà. Può piacere, può non piacere, a me piace, io trovo che sia un modo di ragionare più corretto. Ok, e la seconda domanda invece è quel 5% più 25%, sì, sì, non ho capito che cos'è il 100%. Il 100%, allora io dico, 100 è l'energia attuale del cosmo. Di questa energia attuale del cosmo, più correttamente si deve dire della densità di energia, essendo il cosmo infinito, l'energia totale è infinita, bene? L'energia per unità di volume, va bene? Questa energia totale di volume è fatta di varie componenti. Le componenti sono per circa il 70% energia oscura, per circa il 25% materia oscura, per circa il 5% materia ordinaria. Avete il nostro universo di cui diceva il titolo o? Il nostro, sempre il nostro. Sempre il nostro. Bene. E oggi, l'altra affermazione importante è oggi. Nel passato non era così. L'universo ha cominciato a accelerare l'altro ieri, tra virgolette. Bene. Prima non accelerava affatto. Bene. E altra cosa importante, ho tolto questo grafico, il fatto che oggi acceleri ci dice anche quale sarà il destino. Bene. Rispetto alla vecchia domanda, archeologia industriale, l'universo continuerà per sempre a espandersi o ricollasserà su se stesso, la risposta è: non esiste il problema, l'universo si espanderà per sempre, diventerà via via sempre più vuoto, va bene? Ci sarà soltanto l'energia oscura, moriranno le galassie, moriranno le persone, diventerà spaventosamente freddo, ci sarà solo l'energia oscura, noiosissimo universo per sempre. Su questo c'è poco da discutere. Prego. Sì. 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 No. Allora, l'energia oscura si ritiene che sia sempre stata. Bene. Qual è il problema? Che diciamo, le varie componenti hanno un comportamento temporale diverso. Bene. Per cui l'energia oscura è nella forma che maggiormente ci piace, è una costante, è sempre lì. Le altre componenti invece erano maggiormente dense nel passato, meno dense oggi. Per cui nel passato la componente principale era quella che si chiama radiazione, che oggi rappresenta una frazione di 10 alla meno 5 del totale, quindi neanche la contiamo, va bene? Poi c'è la materia, oscura o ordinaria che sia, che era molto importante nel passato e via sta diminuendo. L'energia oscura è sempre stata lì, nel passato non contava niente perché era piccola, via via che le altre scendono lei comincia a vincere. Ed è per quello che poi la forza di accelerazione prevale. Esattamente, esattamente. Questo si chiama un nome, si chiama teorema cosmico di assenza di capelli. Va bene? Cosmic No Hair Theorem, che mi dice essenzialmente così. Allora, esiste un teorema di assenza di capelli molto più importante, quello riguardo i buchi neri, che mi dice: i buchi neri, quando una stella diventa un buco nero, perde tutte le sue proprietà e alla fine rimane soltanto poi semplicità la massa, l'eventuale momento angolare se gira, l'eventuale carica se ne ha e basta. Tutti gli altri dettagli, tutti gli altri peli scompaiono. Ok? Quindi nella fase di collasso si perdono tutte le altre informazioni. La versione cosmologica, che in realtà non è un teorema, è una congettura, ma funziona molto bene, è tutte le volte con un componente tipo energia oscura, questa asintoticamente vince tutto il resto, quindi scompaiono le altre componenti, tant'è vero che adesso la materia sta cominciando a scendere, cioè il suo ruolo è molto minore di quello che aveva 5 miliardi di anni fa. Okay? E poi non soltanto questo, ma anche diciamo le strutture cosmiche, quindi le galassie a un certo punto si sfasceranno, okay? E rimarrà soltanto l'energia oscura. Già adesso si vede, per essere molto chiari, se noi guardiamo la morfologia delle galassie nel passato e oggi, vediamo che si è bloccata la crescita. Va bene? A dimostrazione del fatto che c'è questa energia oscura, che a un certo punto ha
bloccato tutto e sta cominciando a rovinare la vita anche della galassia. Prego. Scusa, del? Ah, The Cosmic Web, sì. Allora, sostanzialmente come si fa? Devo studiare la dinamica di materia oscura. Che cos'è la materia oscura? È la cosa più semplice che possiamo immaginare. È materia che interagisce soltanto tramite la gravità. Okay? A differenza della materia ordinaria che invece subisce altre interazioni, quindi è molto più complicato da studiare. Va bene? Allora, per studiare la dinamica di particelle che sentono soltanto gravità si usano le tecniche cosiddette a n corpi, in cui dico esiste l'interazione a due corpi, perché noi sappiamo l'interazione di gravitazione è fatta così, la forza va come l'inverso del quadrato della distanza tra i due corpi essenzialmente, quindi faccio studio questi sistemi e vedo cosa succede. Quello che succede essenzialmente è che vedo che questa materia si organizza in filamenti e fogli, diciamo così. Ci sono dei modelli abbastanza semplici per capire questo, quindi non è una cosa praticamente complicata. Lo posso vedere numericamente, quello che mi è stato era una simulazione numerica in corpi, che oggi si fanno con meravigliosa accuratezza tramite i grandi computer essenzialmente, ma ci sono anche delle tecniche analitiche in cui si può far vedere che le cose vanno in questo modo essenzialmente. Quindi diciamo questa è una cosa abbastanza robusta, essere sinceri. Scusa, ma sì. Per quanto riguarda il destino dell'universo, sì. È come se ci fosse il nulla della storia infinita, cioè l'universo è eterno, sì. È infinito, sì. Però il destino è quello di diventare inerme. Che posso farci? Cioè, questo voglio dire. Sì, direi di sì, inerme non so se vuol dire, è un universo diciamo privo di dettagli in cui sta vincendo una componente che è quella che causa l'accelerazione e lo stiamo già vedendo, non è fantascienza, è qualcosa che già vediamo nei dati. Dopodiché la vita umana è molto limitata, quindi per nostra fortuna non abbiamo. Ma è così. Prego. Addensarsi sì. E non addensarsi, ma il vuoto esiste? Allora, cosa vuol dire vuoto? Allora, il vuoto in fisica è un concetto molto preciso, va bene? È il cosiddetto vuoto della meccanica quantistica. Il vuoto della meccanica quantistica è uno stato estremamente complesso, va bene? È uno stato che è caratterizzato dal fatto che ci sono particelle virtuali, cosiddette, che continuano a nascere e morire. Okay. Si chiamano particelle virtuali, le quali grazie al principio di derivazione di Heisenberg hanno il diritto di emergere e poi rimettersi insieme. Okay. Questo è il vuoto, quindi non è uno stato di assenza di qualche cosa. Bene? È semplicemente, come si usa a dire, è lo stato più simmetrico che le condizioni a contorno mi permettono di avere. Okay, perché per esempio se io ho uno stato con una particella, quella particella mi indicherà si muove in una certa direzione, a una certa velocità, quindi comincio a rompere delle simmetrie, va bene? Perché individuo una direzione privilegiata, una certa direzione del moto, eccetera, eccetera. Lo stato invece è più simmetrico che mi è consentito avere, ma non è privo di caratteristiche, ho inevitabilmente eliminato alcune slides che mostro sempre in questi casi. C'è un famoso esperimento, l'esperimento di Casimir, bene, che è uno degli esempi più importanti che si chiama la possibilità del vuoto quantistico, che mi dice, Casimir disse, 1939 se ricordo bene, prendiamo un condensatore piano scarico e misuriamo la forza tra le piastre e il condensatore. Bene, Casimir fa una predizione e dice, guarda, questa forza è attrattiva, è proporzionale all'area del condensatore e inversamente proporzionale, mi pare, alla quarta potenza della distanza, non lo ricordo a memoria. Bene, allora, perché facciamo questa predizione? Perché dice, guardate, ho queste particelle virtuali, va bene? Quando queste particelle virtuali sono in vita, nascono e muoiono in continuazione, si devono rendere conto che esiste il condensatore, quindi devono essere fatte in modo tale che la forza elettrica e il campo elettrico è perpendicolare alla superficie del condensatore. Quindi Casimir dice,
la presenza condensatore scarico è diversa dall'assenza condensatore scarico. Questo mero fatto crea una forza classica, non quantistica, diversa da zero, che è stata misurata in laboratorio, in totale accordo con la proiezione di Casimir. E questa è una delle più belle evidenze che abbiamo della proprietà del vuoto in meccanica quantistica. Quindi il vuoto non è assenza, è uno stato con ben precise caratteristiche. Se poi invece mi domanda cos'è la creazione dell'universo dal nulla, lì entriamo nel territorio molto complesso, perché il punto è cosa c'era prima, non mi piace neanche definirlo, infatti Hawking diceva ma ci vorrebbe un angelo di fuori che prende la misura, eccetera, eccetera, cose che non mi hanno mai appassionato, sinceramente. Prego. Sì, sì. Allora, nell'universo a noi conosciuto, sì, pensiamo che siano uguali, facciamo anche delle misure per capire questo, va bene? Dopodiché, al di fuori del mio orizzonte, appunto, posso pensare che le regole siano diverse. Potrebbero essere diverse. Cioè, il problema, il punto è questo, non posso obbligare gli altri a fare quello che piace a me. Questo è il vero principio copernicano. Il vero principio copernicano è un principio democratico, non è un principio che deve obbligare tutti a fare le stesse cose. Bene, semplicemente non lo so. Posso usare argomenti probabilistici, ma è chiaro che bisogna un principio interpretativo. Quindi la fisica è questa, un'interpretazione delle leggi della natura, non è una religione. No? E quindi la posso applicare laddove posso fare misure, laddove posso eventualmente estrapolare le mie misure, non posso applicarla in regioni in cui non posso né prendere misure né estrapolare. E quindi è molto più logico dire diamo tutte le possibilità, va bene? E poi all'interno di queste possibilità esiste l'universo come lo conosciamo noi. E posso farmi domande, per esempio una delle domande è, e questo diciamo mi potrà traumatizzare, in questo universo eterno di Linde si dice la maggioranza del volume dell'universo in questo momento sta continuando nel periodo cosiddetto di inflazione. Non è mai uscita da quell'epoca e quindi non c'è stata la formazione delle galassie, eccetera, eccetera. Allora la domanda è, ma perché mai dove viviamo noi invece è finita l'inflazione e l'universo si è comportato come si comporta? Risposta, principio antropico debole. Che cosa dice il principio antropico debole? Mi dice... non che c'è un modello finalistico per cui deve esistere l'uomo e quindi l'universo è stato generato, ma mi dice, quando io faccio dei ragionamenti probabilistici, non posso dimenticarmi che sono io qui a discutere. Bene? Cioè, è una condizione, si dice, si passa a probabilità pure a probabilità condizionate. Cioè, qual è la probabilità che esista una ragione fatta così, dato che io sono qua? Per questo non la posso dimenticare. Ok? È uno strumento matematico, un'estrapolazione, sia nell'infinitamente piccolo che nell'infinitamente grande, e dico di più, diciamo, come dicevo all'inizio, adesso si sta pensando, cominciando a ragionare in modo diverso, perché una volta si diceva che cos'è una parcella elementare? È qualcosa che non è frammentabile in qualcosa di ancora più elementare. Si dice così, va bene? Quindi dice, per esempio, allora, il protone non è una parcella elementare, il protone è fatto di quark, va bene? L'elettrone invece è una parcella elementare, questo è il paradigma, va bene? Ma l'affermazione dell'elettrone è una parcella elementare, è un'affermazione che vale fino a una scala di energia che è quella in cui capiamo come vanno le cose. Se si va a una scala di energia maggiore, chi lo sa? Non lo sappiamo, ok? Quindi già ragionando così... si tende a dire non è ovvio che io debba andare all'infinito perché non lo so fare. Va bene? Come il discorso del Big Bang. Il Big Bang è una singolarità iniziale, cioè è un infinito. Gli infiniti in fisica non piacciono e quindi cerchiamo, se possibile, di evitare di entrare in questo territorio pericoloso. Quindi se dico l'universo è infinito, dico vabbè, è certamente molto più grande delle mie distanze conosciute, dopodiché è veramente finito o no. Non me ne può fregare di meno, in tutta franchezza. No? La fisica non si fa domande filosofiche, non è il suo mestiere. Va bene? La fisica cerca di interpretare i fenomeni naturali e con delle leggi che mi permettono di fare delle altre predizioni. Va bene? E che mi permettono di, come dire,
di fare delle predizioni anche su cose che non posso verificare oggi, che potrò verificare magari tra 100 anni. Questa è la fisica e deve essere questo. È chiaro che è umano estrapolare le nostre leggi al di là di quello che sappiamo, non c'è nulla di male in questo, no? Cioè non è ingegneria, bene, ingegneria è una cosa molto più concreta e pragmatica, va bene? La fisica si fa anche delle domande molto, molto lontane, diciamo, da quello che è la prassi di tutti i giorni, ed è giusto che lo faccia, va bene? Bisogna però avere ben presente che sono dei limiti, questo è importante farlo. E ripeto, questo è un atteggiamento che è cambiato nel corso degli anni, bene? Il gergo è: quello che vi dico io è quello che si chiama effective field theory, cioè teoria dei campi efficace, in cui si dice fisso delle scale di energie e rimango con quelle. Poi c'è un'altra parte che si chiama UV completion in inglese, completamento ultravioletto, cioè andando a energie infinite, va bene? Allora, la fisica si divide, ci sono quelli che chiamiamo gli stringhisti, che sono un atteggiamento più religioso, che dicono: io ho la teoria giusta che mi dice come fate la UV completion. Bene? Ci sono quelli invece che sono più terra a terra come me, che dicono: boh, forse no, oppure non me ne frega niente, mi basta sapere come vanno le cose qui. Però è giusto che queste domande ce le facciamo. Ma l'atteggiamento credo sia un atteggiamento onesto, non credo che ci sia nessun bluff o nessuna affermazione, diciamo, non dico non provata, perché l'affermazione provata neanche mi piace, va bene? Ma sono delle affermazioni che sono, ripeto, o interpretative della realtà o qualcosa che posso osservare, o qualcosa che è la continuazione. Cioè, se un modello mi funziona, il caso di Linde, il modello ha funzionato, mi dico: ma questo stesso modello mi fa delle predizioni che non posso verificare. Va bene? L'universo eterno, posso verificarlo? No. Però mi aiuta come principio interpretativo, infatti mi ha aiutato. Prego. Come facciamo a dire una cosa del genere? Nel senso, com'è che ci arrivano le informazioni allora se sono bloccate? Purtroppo avrei bisogno di un grafico mostrabile, allora cerchiamo di capire la cosa. Tutte le onde obbediscono delle equazioni di propagazione, okay? Queste equazioni di propagazione le otteniamo con una teoria sottostante. Nel caso di onde di gravitazione, la teoria meravigliosa si chiama relatività generale di Einstein, va bene? Quindi si prende la relatività generale, che ha delle equazioni ben precise, molto complesse, va bene? Si linearizzano, cioè si rendono stupide, diciamo così, e la parte stupida sono le onde di gravitazione, che sono la cosa più facile da studiare in assoluto. Okay? Allora, queste onde hanno una caratteristica strana, va bene? Che è molto diversa da quella dei fotoni. Il fotone è una particella che, se io mi prendo il metro e lo dilato, non se ne accorge. Okay? Non si accorge della dilatazione. Le onde gravitazionali sì. Okay? Quindi le onde gravitazionali si comportano in modo diverso a seconda della lunghezza in cui le guardo. Okay? Su alte frequenze si comportano esattamente come fotoni, su basse frequenze invece si comportano in modo diverso e si bloccano. Quindi ho generato queste onde, a un certo punto si usa dire: sono fuori dall'orizzonte, lì sono congelate, sono una ruga della geometria. Poi a un certo punto rientrano all'orizzonte, si svegliano e cominciano a oscillare. Questo è quello che fanno. Però questo fatto mi aiuta, va bene? Perché mi portano informazioni che i fotoni, per esempio, non portano. Bene. La reazione cosmica di fondo non mi dice nulla sul meccanismo di generazione dei fotoni. Nulla. Le onde gravitazionali sì, invece, capirete se poco. Prego. Che la materia oscura, sì, è già oscura per me, anche la nostra realtà. Yes. Allora, per quanto riguarda la materia oscura, no, la questione è più complessa. La materia oscura è fatta di particelle, quindi sotto una certa distanza effettivamente devo cominciare a ragionare in modo diverso. Per quanto riguarda l'energia oscura invece, che è un campo, la risposta è sì,
Bene? Cioè, se per esempio la costante cosmologica c'è un effetto spaventosamente piccolo anche a livello dell'atomo. Questo c'è, è molto molto piccolo, difficilmente liberabile, ma c'è. Quindi sono due comportamenti veramente diversi. Però non è una domanda sbagliata. Queste onde gravitazionali, sì, primordiali, sì, siccome il pubblico è abituato a pensare alle gravitazionali originate da un sistema binario. Esattamente, esattamente. Sì, sì. Queste onde gravitazionali invece si sono formate quando la materia, cioè ancora la materia barionica, non era nello stato di aggregazione. Molto bene. Come, sì, e quindi qual è la sorgente? Sono è la stessa sorgente di tutto il resto che esiste nel cosmo, inclusi me e te. Cioè sono fluttuazioni quantistiche del vuoto, bene, che sono sempre presenti, che durante il periodo di inflazione hanno generato sia quelle perturbazioni di densità che poi hanno dato luogo alle galassie, le fluttuazioni nella temperatura, la radiazione cosmica di fondo, le stelle, i pianeti, gli esseri umani, ripeto, cioè tutta la complessità di cui è fatto il cosmo è nata da queste fluttuazioni quantistiche di vuoto. Da una parte mi genera questa fluttuazione, dall'altra parte lo stesso vuoto mi genera le onde gravitazionali. Quindi quelle onde gravitazionali sono frutto delle fluttuazioni quantistiche del vuoto dei gravitoni. Su questo direi che non c'è molto da discutere. Il problema purtroppo di quelle onde è che sono di un'ampiezza, di un'intensità così bassa, che sono molto difficili da rivelare. Che direzioni, che possibilità ci sono essenzialmente? O hanno caratteristiche tali per cui le vedo dopo domani, speriamo, non sono così ottimista, o devo cercare di rivelarle in modo indiretto, quelle lì, quelle che stai dicendo tu, va bene? Cioè quelle veramente primordiali. Una tecnica è quella di guardare la cosiddetta polarizzazione del fondo cosmico in microonde. In questo momento c'è soltanto un satellite che va in questa direzione, un satellite giapponese si chiama Lightbird, cui partecipo anch'io, in cui l'Europa e l'Italia in particolare è entrata per contribuire essenzialmente. Quel satellite ha qualche chance di vederle, va bene? Oppure devo sperare che uno degli interferometri che verranno costruiti in futuro avrà una sensibilità così elevata che riesce a raggiungere essenzialmente. Quindi questa è una delle grandi domande che ci facciamo. Saremo felicissimi di rivelarle, sono molto sfuggenti, penso che ci riusciremo a un certo punto, ma sulla loro esistenza non avrei dubbi. Non avrei dubbi, come sulle onde gravitazionali, cioè sull'esistenza delle onde gravitazionali. La gente dice: abbiamo avuto la conferma che esistono onde gravitazionali, ma ci mancherebbe altro. Bene, mi piace dirlo anche per le particelle X: che bello, è stata scoperta le particelle X. Scusa, ma l'ho mangiata a colazione fino all'altro ieri, era ovvio che ci fosse, non è che sia stata grande scoperta. Ci voleva la verifica, ma non è che qualcuno avesse dubbi sul fatto che ci fosse, no? Grazie. Un altro tema in cui ci si imbatte spesso sono i buchi neri primordiali. Ha voglia di spendere, cioè, sì, cosa sono, perché si parla sempre di un periodo, esatto, in cui la materia non era come, non si aggregava come adesso, quindi da dove vengono fuori questi buchi? Allora l'idea è grazie per questa domanda. Allora, questa idea dei buchi neri primordiali è molto vecchia. È molto vecchio, va bene, c'è da tantissimi anni. Tant'è vero che il più grande esperto mondiale è una persona che si chiama Bernard Carr, che ho conosciuto tanti anni fa, che è in pensione da molti anni, ma è stato l'unico che è andato avanti questa idea per tanti anni. A un certo punto, quando sono tornati di moda, ha detto: raccontaci tutto quello che sai, perché ci eravamo dimenticati, essenzialmente. Va bene? Perché sono diventati importanti? Perché a un certo punto, quando è stata fatta la prima misura di onde gravitazionali, primo evento, quello del 2015, qualcuno ha detto: ma può darsi che quei buchi neri che stanno emergendo in realtà non siano buchi neri dovuti all'evoluzione stellare come normalmente pensiamo, ma siano di origine primordiale. Cosa vuol dire buchi neri primordiali? Vuol dire oggetti che sono diventati buchi neri senza passare attraverso le fasi di evoluzione stellare. Bene? Cioè sono essenzialmente fluttuazioni della densità di energia, esattamente quelle che dicevo prima, fluttuazioni quantistiche del vuoto, che sono così potenti che sono collassate come un buco nero. Bene? È un'ipotesi abbastanza strana, devo essere sincero, che però non si è mai ritenuto fosse vietata essenzialmente. Per esempio si diceva: per evitare la materia oscura potrei pensare che una parte della materia ordinaria si sia nascosta in questi buchi neri che, come sapete, diciamo, nascondono quello che hanno dentro essenzialmente. Bene. Questa idea è tornata in auge nel 2015, va bene? E si è anche detto: magari può darsi che
queste onde gravitazionali sono state emesse da buchi neri di questo tipo e che effettivamente una parte della materia oscura sia dovuta a questi buchi neri primordiali. A quelle poi ci sono stati due, tre gruppi essenzialmente hanno fatto questa proposta, un gruppo in Giappone, Sasaki e compagnia, un gruppo in Spagna e un altro gruppo era alla Johns Hopkins University, uno dei ragazzi lavora nel mio gruppo adesso, si chiama Vito Racanelli, ha fatto un articolo su Nature in cui facevano questa proposta e ha avuto molta, molta risonanza. Da allora è nata un'industria, va bene? Sullo studio di questi buchi neri primordiali, sulla possibilità di rivelare attraverso onde gravitazionali, eccetera, eccetera. Mi piace dire, io mi auguro che la materia oscura non sia fatta buchi neri primordiali, se no vado in pensione. Non mi piace trovare questa idea, però per carità non è vietato, non è vietato. Ma l'idea è questa, quindi sono buchi neri che non si sono formati come normalmente accade, come fase finale dell'evoluzione della stella, ma sono nati come buchi neri, cioè hanno creato l'orizzonte degli eventi alla loro nascita, essenzialmente perché la densità era così elevata che ha portato direttamente a questo risultato. Primordiali in questo senso. Immagino che siate stanchi, giustamente, e infreddoliti. Io ho una domanda sulle ammassi globulari. Sì. Che sono, da quello che ho letto, ammassi antichi. Sì. Diciamo lontani nel tempo, 10 miliardi. Sì, no? Sì. Ecco, da quello che studiate voi, qual è il destino di un ammasso globulare nel quale le stelle sono gravitazionalmente legate tra loro, no? Cioè è globulare perché le stelle si attraggono. Certo. C'è la possibilità che l'ammasso globulare nell'arco di milioni, miliardi di anni collassi e generi un Big Bang? Cioè, no, Big Bang no, perché Big Bang diciamo è qualcosa che comunque ha a che fare con col tempo passato, diciamo casomai dovrei parlare di quello che si chiama Big Crunch, ma che io possa localmente creare dei buchi neri alla grande, al centro di ogni galassia c'è un buco nero supermassiccio, questo lo sappiamo e siamo felici di questo, va bene, questo non è il problema. Gli ammassi globulari non sono zone particolarmente dense, sono agglomerati di stelle, essenzialmente hanno l'importanza all'interno della galassia, ma diciamo ormai la galassia è destinata a squagliarsi, non ad aggregarsi, a condensare maggiormente. Quindi il futuro degli ammassi non è quello di... No, muore tutto, non c'è speranza. Potrebbe essere la fine di... Tutto è congelato. Allora, nel tempo in cui questo accade avremmo fatto il tempo a cambiare 5 volte le nostre idee sulle leggi del cosmo, quindi non c'è problema su questo, va bene? Ogni teoria è destinata ad essere superata, quindi non mi faccio problemi in questo senso. Allo stato attuale delle nostre conoscenze il destino è quello di una morte, diciamo, dovuta alla scomparsa delle strutture. Grazie a voi per la pazienza.